Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ormai nel mese di luglio e quindi, come al solito, video sulle novità editoriali. Andremo a vedere insieme alcuni dei libri che potremo trovare in libreria in questo mese. Il primo si intitola Uccido chi voglio. È la storia di un insegnante precario che, per arrotondare un po' lo stipendio, si è inventato il lavoro del biblioterapeuta. Però un giorno qualcuno lo prende di mira, rischia di essere incastrato in una serie di omicidi e il culmine viene raggiunto quando qualcuno entra in casa sua, gli distrugge libri, vinili e addirittura gli avvelena il cane. Lui comincia ad indagare un po' su quello che è successo, cerca di capire come mai sta accadendo tutto ciò, però in realtà tutto quello che fa, tutte le sue mosse sono pilotate. E dietro a tutto questo c'è un disegno molto macabro e molto oscuro. Questo è un classico giallo thriller che, come sapete, rispecchia molto i miei gusti. Rimaniamo sullo stesso genere perché il secondo si intitola Terra Alta. È una tranquilla cittadina della Spagna che un giorno viene sconvolta da un atroce omicidio. Vengono trovati morti i proprietari di un'importante azienda con evidenti segni di tortura sul corpo. Il caso viene assegnato a un giovane poliziotto che anche lui però ha un passato oscuro e quindi ci sarà ovviamente tutta l'indagine per cercare di capire cosa sia successo. Adesso cambiamo completamente genere con il terzo libro che si intitola I segreti del giovedì sera. Sono sei amici che stanno per superare i 50 anni e con la consapevolezza di questo dialogano, cominciano a raccontarsi segreti, dubbi, paure e in qualche modo il loro dialogo coinvolge un po' tutti. Quindi anche il lettore, anche la società, quindi ci si accorgerà leggendo il libro di come ci sia un destino comune a tutti, un futuro sconosciuto dal quale non si può sfuggire. Sicuramente se è un libro scritto bene e il dialogo riesce a mantenersi comunque acceso e soprattutto non banale, credo che potrà essere interessante. Il quarto libro mi ha fatto molto sorridere, soprattutto come titolo. Si intitola Quaderno di compiti delle vacanze per adulti e si tratta di un libro che raccoglie all'interno dei quiz, dei passatempi, dei labirinti, delle enigmistiche, dei giochi di parole e quindi è un classico libro per trascorrere l'estate serenamente, divertendosi, rilassandosi, ma anche imparando, perché comunque quando si fa questi quiz di logica, questi cruciverba, secondo me si impara anche sempre qualcosa e l'ho voluto inserire perché mi sembra perfetto per l'estate, soprattutto magari in spiaggia, in vacanza. Teniamo presente che abbiamo passato tutti quanti un inverno pesante, difficilissimo, una cosa veramente quasi surreale, e quindi credo che ognuno di noi abbia il diritto anche di rilassarsi un po' con qualcosa di così tanto leggero e quindi ho voluto inserirlo. Credo anche che me lo comprerò. Il quinto libro si intitola Il mare senza stelle. È la storia di uno studente universitario che tra gli scaffali della biblioteca trova un libro misterioso. Comincia a sfogliarlo, a leggere qualche pagina e poi con suo stupore si accorge che in una di queste pagine è raccontato un episodio della sua infanzia. Rimane molto sorpreso da questo, però in realtà è soltanto l'inizio di un lungo enigma fatto di indizi, fatto di storie, fatto di fantasia e tutto questo lo accompagnerà verso un viaggio magico. Ovviamente è un libro fantasy, però penso che comunque per gli appassionati del genere possa essere carino. L'ultimo libro si intitola Andrà tutto bene di Leo Ortolani. Leo Ortolani, durante il periodo della quarantena, sulle sue pagine social pubblicava delle vignette. All'inizio lo ha fatto un po' così per gioco, poi però si è accorto che piacevano e quindi l'ha fatto diventare un appuntamento quotidiano che è stato utile a passare il tempo e anche un po' a sdrammatizzare il periodo della quarantena, perché attraverso queste vignette si condividevano ansie, dubbi, si prendeva magari un po' in giro il decreto, l'autocertificazione che è cambiata mille volte, c'era sempre qualcosa di diverso, quindi lui, con la sua ironia ha saputo anche strappare un sorriso in un momento così tanto tragico. E nel suo libro sono raccolte tutte le sue vignette, quindi per gli interessati e per gli appassionati del genere, sicuramente potrà essere carino averle raggruppate tutte insieme. Questi sono i libri che io ho selezionato per il mese di luglio. Fatemi sapere nei
nei commenti che cosa volete leggere voi per questa estate che ormai è arrivata, anche se si tratta di libri che io non ho citato, ovviamente, anzi, sono sempre aperta a nuovi consigli. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.